grazie per aver venuto questa sera, grazie a noi, grazie agli organizzatori, grazie al relatore, Andrea Cavalieri, che ci ha raccontato la sua esperienza. Il titolo di questa sera è Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, è sintomatico un po' del momento che stiamo vivendo, della necessità di cambiamento, nel senso che questa parola ritorna, e con tutto si trasforma, questa sera vedremo una cosa un po' curiosa. Parliamo di fusto, o meglio, parliamo della cellulosa. E non so se avete letto il Corriere di questa settimana, che qualcuno di voi ha letto, c'era un articolo che parlava della mia casa passiva, ahimè parlava della casa passiva di Alberto Mugino, e raccontavo prima, rispetto alla difficoltà di comunicare il nuovo. A me non interessava per nulla di avere un articolo che fosse titolato La casa di Alberto Mugino, mi interessava di un articolo del tipo si può fare, del tipo una casa senza petrolio, una casa senza bollette, volevo che passasse un messaggio. E invece naturalmente l'amico Massignano, il mio amico, non è capace di far passare il cuore, di far passare una visione, di far passare una prospettiva, di far passare una speranza. Devono parlare delle cose degli altri, quindi quel caso questa sera parlerebbe anche, ci sarà un accenno nella mia casa, ma rispetto alle caratteristiche funzionali, non perché. Quindi quello che però volevo segnalare è proprio questa difficoltà e la responsabilità che è la comunicazione, che hanno i giornali, che hanno i media, nel dare un messaggio diverso, nel dare un messaggio di speranza, nel dare un messaggio moderno. Oggi arrivo da un incontro all'università per un master di sostenibilità socio-ambientale e fatto una serie di studi, e sono contento perché c'erano dei giovani preparatissimi e molto molto svegli e molto una bella visione, perché sono molto giovani, hanno capito delle cose che ci ho messo 30 anni in più di loro per capire, quindi questo mi ha fatto molto felice, e dei docenti veramente molto preparati, quindi una speranza di cui tutti c'è, e adesso questo sono dei giovani molto preparati che abbiamo la fortuna di ospitare Andrea Cavalieri. Grazie per il giovane. Niente, io sono così, mi ricordo un ragazzo comunque, un ragazzo che fa l'imprenditore causa Gelmini, perché nasco come ricercatore, dopodiché dopo qualche anno all'estero, in Italia comunque si vive decisamente meglio, qua abbiamo gli affetti anche, penso di essere uno dei pochi che dopo un bel periodo all'estero, tornato qui in Italia, si continua a collaborare col Politecnico, ma poi abbiamo deciso di fare qualche cosa in proprio. E io ringrazio tantissimo Alberto per l'invito, è stato penso in questi anni di attività. L'intervento sulla casa di Alberto penso sia stato uno dei più belli e completi dal punto di vista professionale che abbiamo seguito, dopo vi racconteremo di cosa si tratta. Ecco, io adesso magari provo a raccontarvi sull'argomento fusto, che comunque diventa poi legno e diventa poi un sacco di cose. Alcuni spunti che avendo studiato la materia legno per tanti anni magari non sono così consueti, magari ci sono anche delle visioni diverse, e dopodiché andiamo a vedere quella che è stata un'esperienza per un utilizzo decisamente alternativo di quelli che sono scarti originati dal legno. Normalmente uno ha degli scarti. Vabbè, ma non voglio anticipare neanche poi più di tanto quanto la luce. Certo, come preferisci? Così, per me è meglio. Allora. Sì, diciamo, questa era circa la premessa sull'albero. Proviamo anche a vedere l'albero come un sistema organizzato di funzioni, ruoli, azioni, parti della nostra società, attività economiche che interagiscono l'un l'altro in un sistema organico, appunto, un sistema complesso ma organizzato, dove ognuno fa qualche cosa. E ancora di più come, secondo me, ottima metafora di quello che è un sistema efficiente, un sistema che non ha sprechi. Se noi facciamo conto, pensiamo per esempio ai latifoglie, che ogni anno sono costretti a produrre delle foglie che poi perdono e poi rimettono con delle gemme
emozioni, così. È un dispendio di energia immenso, cioè pensate se noi ogni anno dovessimo perdere i capelli, le unghie, cose poi farcele ricrescere. La natura è arrivata a un livello di efficienza fantastico, cioè voi fate conto che è stato calcolato che la fotosintesi clorofilliana ha dei rendimenti che sono superiori al 99%. Oggi i nuovi motori automobilistici di ultimissima generazione, dopo un miglioramento immenso, perché io mi ricordo ancora la 127 di mio papà, non raggiungiamo il 35% di efficienza. Le nostre caldaie, che quindi, pensate, è già un paradosso quello di bruciare una materia così preziosa e finita come un derivato del petrolio, per un'azione anche abbastanza banale, tenere caldo in casa. Diventassi domani capo del mondo, obbligo a lavorare tutti quanti almeno col totem, così almeno produciamo della corrente elettrica. E così. Dopodiché il fusto, e quindi il legno che compone il fusto, vi racconterò poi qualche cosa senza scendere troppo nel tecnico, perché visto l'ora e dopo cena è anche importante essere un attimo più leggeri. Il fusto è anche un sistema di accumulo di energia. Vedremo anche come l'albero e l'importanza degli alberi sono un metodo, tra virgolette, per pulire il mondo, ripulire il mondo, perché in primo luogo producono ossigeno, in secondo luogo hanno un effetto filtrante, non so se avete mai sentito per esempio della fitodepurazione delle acque, hanno un effetto sicuramente ripulente degli inquinanti in atmosfera, diciamo prima, le latifoglie perdono le foglie, perché si colorano di giallo, di rosso e con questi colori fantastici di alcuni? Perché l'albero cosa fa? Arrivati a un certo punto sa che dovrà perdere le foglie e le usa come noi utilizziamo i nostri reni, il nostro fegato, le carica di sostanze tossiche prima di abbandonarle. E quindi niente, anche accumulo, perché vedremo uno dei principali utilizzi è quello di bruciarlo per tirarci fuori del calore. Il calore, quando c'è carbone, abbiamo visto che è una forma di energia e quindi calore. Dicevamo, il fusto è costituito di legno. Di cosa è costituito il legno? Allora, il legno è costituito per la massima parte da cellulosa. Allora, la cellulosa è una sostanza, secondo me eccellente, perché la si può definire una plastica naturale. Voi fate conto che la cellulosa sono delle lunghissime catene di glucosio, quindi altissimo carico di energia interno, uniti da quindi molecole di glucosio che sono gli anelli che normalmente costituiscono gli zuccheri, uniti a due a due attraverso dei legami estremamente forti, dei legami che, pensate, solo tre tipi di eventi possono andare a intaccare. E quindi la cellulosa in sé per sé è un materiale indistruttibile. Gli agenti che possono attaccarlo sono i raggi ultravioletti, sono i batteri che sono nello stomaco dei ruminanti, e sono ed è un unico particolare tipo di fungo. Le altre sostanze che costituiscono il legno sono, ahimè, altamente più degradabili. La cellulosa è cellulosa che si sta formando, non ha ancora completato la sua polimerizzazione, parleremo in un reattore chimico, ovviamente dentro l'albero non parliamo di polimerizzazione, che quindi è un collagene che si sta via via formando.
La lignina, che è una colla di dimensioni estremamente ampie, un qualche cosa che lega assieme tutte quante le altre molecole, anche a livello di più cellule. Paradossalmente possiamo pensare che la lignina possa essere un'unica molecola per ogni albero, e quindi una molecola che sfugge quelle che sono le regole, perché ha proprio funzione di collana. E poi sostanze estrattive che possono essere varie. Dicevamo la cellulosa può essere attaccata da questi tre unici organismi. Però il legno è biodegradabile, completamente biodegradabile. Cosa succede? Allora, tralasciando che nella foresta abbiamo qualche cosa di raggio ultravioletto, è molto difficile che le mucche le vediamo così mangiare i tronchi di albero. Quindi la biodegradabilità del legno in una foresta con un albero che cade è dato sicuramente da questo ultimo fungo, si chiama fungo rosso molle, che è altamente presente, le spore sono presenti persino sull'Himalaya, è presente dappertutto, e lui ha bisogno, per intervenire, di un ambiente estremamente umido, ha bisogno di temperatura, quindi di calore, e ha bisogno di un ambiente altamente acido. Nella foresta cosa succede? Nella foresta inizia la decomposizione dell'emicellulose e della lignina con una parziale fermentazione. Questo porta ad acidificare tutto quello che è l'ambiente, quindi acidificando si crea un ambiente acido, la fermentazione porta il calore, l'umidità è data dal sottobosco, e quindi può intervenire a questo punto. Questo fungo interviene, spacca, perché si nutre di questi legami che sono indistruttibili da altri microrganismi, resta il glucosio, e il glucosio è altamente appetibile da chiunque, e quindi intervengono poi altri funghi, batteri, e via via si crea una piramide alimentare fatta dalla scomposizione del legno in decomposizione. Dopodiché, sempre parlando di legno, qui ho trovato questa cosa che era carina, nel senso, quello che è il rapporto tra il legno con l'uomo, nel senso che molto spesso io, quando leggo qualcosina per svagarmi, leggo qualcosina di storia, essendo tra manuali e robaccia tecnica, spesso la storia non lo sbaglio. Allora, trovi tantissime volte, per esempio, le differenze tra le varie nazioni, in base a che tipo di letteratura leggi, se leggi letteratura nord-europea, centro-europea, francese, assegnano all'età del bronzo. Per noi è circa 2000, nel 2000 avanti Cristo, per gli scandinavi è il 700-800 dopo Cristo, così. E allora questo faceva pensare, per esempio, che la nostra storia, la storia più antica, molto spesso è definita e ricordata in base a quello che è la tecnologia predominante. Noi siamo nell'era di internet, però alcune volte si è parlato anche si è dato il nome all'era in base al materiale utilizzato. Quindi abbiamo lo Stone Age, l'età del rame, l'età del bronzo, l'età del ferro, eccetera eccetera. Non si trova da nessuna parte quella che è l'età del legno. Ma questo perché? È molto carino andarlo a vedere. Poi avevo trovato queste frasi che erano carine. L'uomo primitivo che fa partire l'età della pietra, quindi con la prima selce scalfita, l'attacca molto probabilmente su un'asta di legno. Il tetto dei tempi greci era in legno. Con il legno erano anche i materiali che componevano le caravelle che hanno permesso a Cristoforo Colombo di scoprire le Americhe, oppure la struttura della ghigliottina durante la rivoluzione francese, fino ad arrivare allo shell, al case della prima televisione,
l'era della televisione, che adesso forse stiamo sorpassando con l'era di internet. Ecco, adesso con l'era di internet forse abbiamo lasciato la dipendenza dal legno, però è significativa questa cosa. Cioè la storia dell'uomo è coincidente con l'uso del legno. E così. Dopodiché, come viene utilizzato questo legno? Di questo fusto cosa ne facciamo? L'applicazione più nobile, che valorizza meglio quello che è un fusto dell'albero, è un'applicazione a livello strutturale. Quindi pavi, pilastri, case, battelli, rilievi, componenti di arredamento, elementi di protezione, eccetera, eccetera, eccetera. Un altro settore molto interessante è quello della carta. Fate conto che ad oggi, per esempio, la cellulosa, quindi il legno che viene, la sostanza che viene estratta per raffinazione dalla pasta di legno, quindi dal legno sminuzzato, che quindi è la cellulosa, la molecola cellulosa, oggi costituisce per valore il sesto materiale scambiato al mondo. Quindi abbiamo il petrolio, il gas metano, l'oro, eccetera, eccetera. Al sesto posto c'è la pasta di legno. E sicuramente tutto quello che è l'industria della carta ha un settore rilevante. Sarebbe giusto bene che siamo vicino a dei libri. Dopodiché un'altra cosa, come dicevamo prima, un'altra applicazione, sicuramente meno nobile, ma voglio dire, per certi aspetti già sostenibile, è quella di trarre l'energia, quindi stoccare nel fusto quella che è, o l'accrescimento, quello che è l'energia che l'albero ha ricevuto in 20, 30, 50, 100 anni, per poi riutilizzarla secondo la bisogno. Un problema: cosa ne facciamo degli scarti? Cioè, in un'ottica di sostenibilità, noi dobbiamo anche iniziare a pensare a cosa fare della ricostruzione. Fate conto che oggi, per la normativa italiana, gli scarti di legno sono un rifiuto speciale, perché se non trattati costituiscono un inquinante, ed è vero, se non gestiti in maniera consapevole possono costituire un inquinamento per il nostro ambiente. Ovviamente vanno in decomposizione, ma la decomposizione non è che può avvenire dopo. Molte volte si va a trasformare lo scarto propedeuticamente a farne altre cose. Allora, molto spesso quando tu parli, io faccio un pochettino strano, provo a indicare alle aziende come risparmiare su quelle cose che sono oggi viste come delle tasse da pagare: l'energia, i rifiuti, l'ambiente e così. Trovo per esempio che ci sia un eccesso di zelo nella gestione del personale, dove molto spesso si va a tagliare veramente con l'accetta su varie cose, poi si spende e si espande su altri parametri. Ecco, mediamente cosa mi trovo di risposta? Qualunque sia lo scarto, che possono essere dal cialde di caffè questi per esempio sono scarti di cartiera molto interessanti, cose di questo genere, le risposte che mi dicono sono due: ah, ma li possiamo bruciare, facciamo un impianto di cogenerazione con teleriscaldamento, oppure le impastiamo con cemento e tiriamo fuori delle mattonelle. Queste sono le cose, cioè viviamo proprio nella mentalità del bruciare e cementificare. Ma veramente, cioè, ci sarebbe da scrivere un libro. Fortunatamente si può fare molto, molto di più. Il materiale è estremamente, quando parliamo dei derivati di un fusto di legno, veramente si può veramente fare molto di più.
fate conto che è un tema molto simile. Abbiamo l'imprenditore che non sa la persona, che il telegiornale ha detto che si è tolto la vita, lui aveva impegnato tutta la sua vita nello sviluppo di una tecnologia. Quando ha visto che quella tecnologia era satura, ha mollato tutto, ricominciato in un settore completamente nuovo, quindi ha dimostrato, scusate il termine, che gli attributi ce li aveva, non era una persona che andava in depressione, perché se vedi che tutto quello che hai ti sta per scivolare di mano, e hai il coraggio di reinvestire tutto quanto in un settore altamente innovativo, economicamente non gli mancava niente, tutti quanti così, e si è tolto la vita. Sì, come si chiama? Sì, è un imprenditore. Adesso, guarda, non mi ricordo. Stava studiando bioetanolo e produceva. Sì, con bioetanolo, ma non con mais, non con alimenti, ma solo con starci. Quindi, lavorando su le applicazioni, quindi, voglio dire, il materiale è un materiale che è energia allo stato puro. Stupire, però, cioè, se vogliamo maneggiare su quelle che sono le formulazioni, cioè quando energia allo stato puro, plasmata è facilmente. Quindi le applicazioni possono essere molte. Per esempio, sugli scarti, il pellets, vediamo, è un'applicazione che troviamo abitualmente, è una forma che tutto sommato sta vivendo un'adeguata fortuna. Secondo me bisognerebbe fare qualche controllo in più sulle polveri sottili, però... Ghisolfi, cioè, giusto. Però, va bene. Se invece che, infatti dicevo il conglomerato fare pannelli, e se invece di produrre energia dal legno lo utilizzassimo per non sprecare l'energia, proprio non sostituire un'energia cara con un'energia a basso prezzo, ma proprio utilizzarlo per dire guarda, quell'energia lì non la buttiamo più, invece che buttare oro, cioè oggi stiamo facendo che invece che oggi buttiamo oro, diciamo ma se io invece che oro butto via argento, stagno. E se invece smettessimo di buttare via, non sarebbe una cosa interessante. Ecco, per esempio, il legno con isolante termico e acustico è uno dei più apprezzati. Questo ce lo dice una regola del mercato. Le lame di legno sono i materiali che sono assolutamente più cari, dal di legno, sughero, quindi gli isolanti vegetali sono i più performanti, completamente traspiranti e che il mercato è disposto a pagare decisamente di più. In più, come siamo messi a livello di contesto? È una bella tragedia. Noi non possiamo pensare, è stata un'illusione che ci hanno dato forse dei consulenti dei nostri governi poco illuminati, non possiamo pensare di ridurre il carico che il nostro Stato, la nostra nazione usa semplicemente per riscaldare gli ambienti d'inverno, e siamo in una posizione geografica estremamente favorevole, attraverso il meccanismo della nuova costruzione. Il nostro ricambio del patrimonio edilizio supera le 3 generazioni. E oggi, dicevamo, 40% dell'energia fossile importata viene utilizzata per fare riscaldamento. Come viene utilizzata l'energia? Sicuramente ci sono delle fonti, queste fonti vengono distribuite, immaginiamo che dove ci sono fonti ci sia già un generatore, immaginiamo che la rete di distribuzione, se sia il pulmino che porta il GPL e ce lo mette nel serbatoio, sia che sia il gas che arriva attraverso rete, immaginiamo che rischia l'attacco verso casa. Avremo molto probabilmente una
caldaie, la pompa di calore, la stufa a pellets, il caminetto, così di questo genere, che viene distribuito attraverso quelli che sono gli elementi, attraverso le reti, verso gli elementi di emissione. La temperatura funziona come un potenziale, quindi noi abbiamo tot kilowatt di dispersioni date dall'involucro edilizio. Queste dispersioni, se le reintegriamo pari pari, manteniamo la stessa temperatura. Se ne integriamo di meno, abbiamo un abbassamento della temperatura, se ne mettiamo di più, abbiamo un innalzamento della temperatura. Se andiamo poi dopo. Ok, quindi noi abbiamo un fabbisogno dato in kilowatt, quindi noi abbiamo superfici vetrate ampie e muri senza isolamento e tetto fatto solo di tegole, avremo un fabbisogno estremamente, estremamente alto. Abbiamo dei muri ben isolati, un tetto ventilato con un ottimo isolamento, magari ci siamo isolati anche verso terra, abbiamo fatto le volte attenzioni nella sostituzione dei serramenti, questo fabbisogno sarà estremamente più. Quindi da qui si determina quello che è il carico che bisogna integrare per mantenere la stessa temperatura in casa quando siamo in inverno, certo. Adesso solo per darvi qualche numero, fate conto che le case che chiamano le classe A, adesso va abbastanza da qualche anno, fortunatamente questo è un messaggio che è passato abbastanza, parlano di consumi di circa 10 kWh a metro quadro di pavimento all'anno. 10 kWh significa, mal contato, utilizzare complessivamente un metro cubo di gas per ogni metro quadro di pavimento. E noi siamo, io conosco un po' Torino, noi siamo tra i 18 e i 25. E ce n'è veramente tanto da fare, dopodiché possiamo fare 100, ok, spendendo 20 possiamo ottenere l'80%, anche le politiche per il 50% hanno dimostrato che su un patrimonio edilizio sterminato, perché noi abbiamo più di 25 milioni di unità abitative, in tutti gli anni che c'è stato prima il 55% e poi il 65%, se ogni misura, quindi ogni codice che è stato attivato presso l'Enea riguardasse un parametro diverso, quindi chi ha fatto la caldaia, chi ha fatto i pannelli solari, chi ha fatto l'isolamento, eccetera eccetera, poi sappiamo che molto spesso rifai l'isolamento e cambi la caldaia, monti i pannelli solari sul tetto e cambi i serramenti assieme, fai delle ristrutturazioni così. Poco più di un milione di edifici è stato riqualificato, cioè l'italiano non ha recepito l'opportunità del risanamento edilizio. Comunque torniamo a questo grafico, la cosa interessante è che questi sono tutti i passaggi. Ricordate, prima c'era la generazione, poi c'era la distribuzione, poi c'era l'emissione e poi c'era la regolazione. Allora, questi funzionano tutti quanti con un loro rendimento, significa che ne arrivano 100, ne passano 97. Quindi se noi qui abbiamo un carico come abbiamo oggi di Torino, per esempio a Torino, di 25 metri cubi di gas per metro quadro di pavimento, cioè unità di misura, proprio mi sento non va bene, però ci stiamo così, ci capiamo, e qui avessimo un rendimento di 90, significa che in una casa di Torino stiamo sprecando 2,5 metri cubi, in una casa passiva in classe A abbiamo uno, ne stiamo sprecando 0,10, e quindi per arrivare con 25 qua io devo partire con 27-28, qui invece con l'altro sarei dovuto partire con 1,1, con una differenza molto piccola. E questo meccanismo si ripete per 4 volte, quindi
è importante la cosa. Quindi cosa dove voglio arrivare? Quelli che sono i fabbisogni regolano poi in cascata tutti quelli che sono gli impianti. Tutti quelli che sono gli sprechi. Gli sprechi degli impianti. Molto spesso anche operatori del settore sono abituati a fare efficienza lavorando sull'impianto. Sì, è un'ottima cosa, meglio che niente. Ma la grande efficienza si fa sull'edificio. Niente, alcuni dati. La protezione civile, per esempio, ha fatto dei sondaggi, cioè ha fatto un'indagine per andare a individuare quelle che sono gli edifici che secondo la protezione civile destano poco interesse perché comunque già sono dotate di una struttura in cemento armato. Allora, il cemento armato è partito nel secondo dopoguerra, diciamo, vabbè, qui a Torino poi l'impresa Porcheddu è partito molto prima, ma l'utilizzo speculativo nella grande costruzione, poi nel boom economico, nella speculazione edilizia, è del secondo dopoguerra. Allora, ci dice per esempio che sono 18 milioni di unità abitative, consideriamo appartamenti o villette, di singole, castelli, eccetera, eccetera, con strutture in cemento. Ipotizzando quindi immaginiamo di ipotizzare che si possano isolare questi muri di queste case, che molto spesso l'isolante non ne hanno, cioè se voi vi capita veramente di mettere una mano su questi edifici, mamma mia, si sognano già sera, proprio proprio così. Allora, fate conto che una soluzione, e questo è il caso che volevo portare di esperienza, è stato andare a sviluppare un servizio per il mondo delle cartiere, dandogli un'occasione di competitività, togliendo loro quello che è un costo di smaltimento di un rifiuto, per poi andare a individuare quello che può essere un sistema, un prodotto che attraverso un'additivazione chimica, attraverso un processo termico, attraverso una lavorazione meccanica, che si consuma energia, ma le consuma una volta e una certa quantità, dopodiché in uso, e vedremo l'uso di cosa si tratta, permette, qui c'è una freccia verde che adesso non si vede, permette di far risparmiare energia. I rapporti sono enormi. Mediamente si parla che in 20 anni di vita un isolante generico, e anche questo, fa risparmiare 200, il numero di questi isolanti sono che questo isolante per produrlo costa 1 di emissioni di CO2 e nella sua vita, immaginando una vita di 20 anni applicato con l'isolante, ne fa risparmiare 220 volte. E sono numeri interessanti. A quando viene fatto il discorso della ristrutturazione degli edifici scolastici, qui si parla solo della sicurezza, del fatto che lo Stato investirà sulla sicurezza fondamentale. Ma pensate, tutti gli edifici dello Stato, anche soltanto le scuole, fossero isolate in questo modo, che ritorno avrebbero dal punto di vista economico? Risorse che non verrebbero sprecate e che quindi potrebbero essere utilizzate per altro. Quindi, ristrutturazione edilizia, quando viene parlata di questi politici che abbiamo, è importante sì, ma pensate a quanto ristrutturazione edilizia finalizzata al risparmio energetico migliorerebbe la qualità dell'aria e migliorerebbe il risparmio, il costo di una scuola, e potendo andare a quel punto a investire nelle lavagne luminose, in tutto quello che vogliamo, tutto quello che si vuole, dove si dice sempre che mancano i soldi. Continuamente la scuola non ha soldi, eppure aprono le finestre quando fa caldo, hanno freddo spesso e le bollette sono altissime. Questa cosa non viene considerata. Scusa questa parentesi, ma no, la trovavo molto vicina al mio sentire poi. No, ma vi assicuro comunque che i paesi dove hanno le lavagne luminose sempre di ultima generazione, sprechi come da noi non ne fanno, perché non è nell'indole di sprechi.
fare la cosa pubblica. Dopodiché, ecco, le applicazioni possono essere queste, mentre al capelli, quindi nei muri a cassa vuota, che veramente una volta un installatore molto, molto, molto simpatico, dovevamo fare un lavoro a Perugia, un lavoro di rappresentanza, una committenza molto importante, e era fantastico perché questo era un ragazzo un pochettino così, ha detto proprio lei, così dice, così, ma perché dobbiamo andare a Perugia, che a Torino abbiamo più aria nel intercapellini fuori, non capivo questa cosa, passava un altro furgone, dice, vedi, quello è un Perugia, quindi a Torino ce l'ha, ci l'ho. C'era questa parte così, così, così carina. Dopodiché sicuramente nelle coperture e nei sottotetti. Adesso se puoi tornare su B2, allora, guardate solo, se si ipotizza che ci sono 15 milioni di unità abitative e ognuna mediamente ha 60 metri quadri di parete, immaginiamo che siano tutti condomini, le villette hanno più parti esposte perché non hanno zone in comune con le cose, viene un monte di intercapelli che veramente è enorme. Questo può generare un mercato di circa 18 miliardi di euro solo sull'intercapelli. Dopodiché, se andiamo a considerare i tetti, se andiamo a considerare i sottotetti, se andiamo a considerare i piani pilot, se andiamo a considerare altre cose che sono più di peculiarità, ma mal contato, immaginiamo di arrivare a 30 milioni. Questo è tutto fatturato che la Cina non può arrivare a competere con noi. Tutto mercato locale fatto di installatori, fatto di lavarci i panni in casa, non so come dire, così, dove lavorano le nostre aziende, i nostri artigiani. E questa cosa qui, se è vero come è vero, il discorso che si diceva prima, che porta una provocazione, se è vero come è vero, porterebbe a una riduzione delle importazioni, quindi nella bilancia equivale come se lo Stato non spende, quindi equivale a una manovra che dà più tasse, cioè tu hai un costo minore nella voce di bilancio, quella che fa. Perché chiamano spendere più. Questa è non farebbe non nascere per casa nessuno, non farebbe nessuno scontento, se non le industrie petrolifere. Da 7 miliardi e mezzo, 7 miliardi all'anno. E mezzo ogni anno, quindi stabile. Cioè una volta che tu l'isolante l'hai messo, non è che poi devi dargli la carica, non va a molla, una volta l'isolante sta lì, tranquillo in buccio, lui isola e così. E questa cosa qui... Ma solo isolante, non di tutti gli interventi che possono fare, solo isolante. Veramente delle cose fantastiche. Questo, come dicevo, una volta era una cascina del 700, ricordo bene? 800. Ok. Non so se vuoi raccontare un po' più tu cosa, un po' di storia. Diciamo una cosa rapidissima, giusto perché funzionale all'isolamento. Questa è la mia casa, questa è meglio, come adesso sono foto. C'era l'inverno, anche c'era la neve. Sì. E 5 anni fa io ho cominciato a riflettere sul fatto che, vista come sta andando l'economia e tutta una serie di ragionamenti anche in previsione futura, anche rispetto a una pensione futura, io non avrei avuto una pensione di noi come quella che aveva mia mamma. Perché il meccanismo è cambiato, il meccanismo economico, il meccanismo matematico, per cui una volta c'erano tanti a lavorare che pagavano la pensione a pochi che la prendevano, adesso sono in tanti che prendono la pensione e molti meno a pagarla. È un meccanismo assolutamente normale, perché chi si illude che quei contributi che sta pagando, si sta pagando la sua pensione, è un'illusione, è un anagramma di Ponzi, è una cosa per cui molti pagano per pochi, nel momento in cui molti non ci sono più, meccanismo. Quindi non è che sparisce la pensione, ma si ridimensiona ulteriormente. Analizzando la pensione di mia mamma, che finisce in bollette, allora il mio ragionamento è stato: se io ho una casa che non ha bollette, mi sono fatto un prezzo di pensione. E anziché avere la mia assicurazione sulla vita mia e di mia moglie, o avere un'assicurazione dal denaro, io preferisco avere un'assicurazione rispetto al futuro, per me e per i miei figli, data da una casa che ha determinate caratteristiche.
l'ambiente è rispettato, come dico sempre, la terra ce l'abbiamo in prestito dei nostri figli e non in eredità dei nostri genitori, e quindi da una parte ho una casa che non inquina, dall'altra parte ho un pezzo di futuro che mi dà tranquillità, quindi non dei soldi, non del denaro che danno la tranquillità e non l'avidità legata all'accumulato di più denaro, ma una casa che vale la pena. E a quel punto era facile, perché questa è una vecchia cascina, per cui bisognava ragionare in che modo trovare le soluzioni. Adesso io non vi sto a dire tutte le altre soluzioni che io non ho trovato, perché come dico è una casa senza bollette, per cui ci sono tutta una serie, c'è tutto un sistema dietro. Ci focalizziamo sul discorso dell'isolamento. Il primo concetto è, viene dalle teorie disprezzate da molti, sono dai giornali, sulla decrescita, ma quello per l'ignoranza delle persone che non studiano, perché si critica senza studiare. La decrescita cosa dice? Se io ho un secchio bucato, posso riempirlo con quanta acqua voglio, posso cambiare l'acqua, mettere acqua minerale, mettere acqua addizionata, distillata, quello che voglio, ma sempre il secchio perderà. Il concetto della decrescita dicono, tappiamo i buchi del secchio. Quindi il primo modo per tappare i buchi del secchio è quello di mettere dei serramenti efficienti, ma soprattutto quello di fare un insufflaggio. In questo caso, da quello che vedete, tutto lo spessore che vedete da finestra a muro è tutto cappotto. I muri originali, 50 cm di muri, sono dentro, perché il cappotto è stato messo a filo dei serramenti, nuovi, anzi, inglo dei serramenti, sarebbe stati messi prima di fare il cappotto successivo. Questa prima parte sono 5 cm di fibra di legno, torniamo al nostro legno, 20 cm circa sono invece di fibra di cellulosa, cioè c'è una sorta di intercapedine che è stata insufflata e riempita di fibra di cellulosa. E questa è una caratteristica importante per me, perché non è soltanto qualche cosa che sulla carta, sugli studi, a Politecnico, lo spinoso del Politecnico e tutto, emergono scientificamente, ma esiste uno strumento, e qui insisto, venerdì sono stato ospite da Pittone a raccontare l'esperienza al Collegio di Geometri e alle quarte quinte giovani. Mentre i giovani erano molto interessati a questa cosa, ho detto una cosa molto poco apprezzata dai professionisti, soprattutto da tutti naturalmente, ma da alcuni professionisti del settore, è che questa cosa si può misurare. Cioè l'efficienza, l'efficacia del mio consulente che fa un intervento di insufflaggio, io la posso misurare con una termocamera. Per cui l'evoluzione, quando si parla di crisi, la crisi è legata al fatto che si è legata ai vecchi metodi, l'evoluzione cosa vuol dire? Se il tecnico viene con una bella termocamera e mi dice, guarda che io ti dico, prima di fare il lavoro ti garantisco che la tua casa disperderà questa energia, dopo viene con una termocamera, che è una sorta di telecamera che rileva il calore, banalissima, adesso è una cosa che è nata per l'industria bellica, ma comunque è molto, molto efficace, molto funzionante, mi può garantire il risultato, nel senso che mi dice che io posso tornare al 40% e io me ne accorgo dei dati. Questa è la differenza, dove per quello che parlo dell'ordine di geometri, del collegio di geometri, è la differenza, il salto di qualità nel mestiere delle persone. Io non ti faccio più un lavoro, ma ti garantisco un risultato. Se queste persone non capiscono questo, non devono lamentarsi della crisi. E non posso, in un momento come questo, in cui ci sono 500, in Italia 550.000 alloggi nuovi vuoti e 2 milioni di alloggi vuoti, non possono pensare di continuare a costruire nelle terre che servono invece a produrre la nostra fotosintesi profiliana, che è ben più efficace della nostra energia territoriale. Questa è stata la scelta, questa è la casa. Se volete, ogni tanto organizzo delle visite per vedere in che modo funziona e insomma, renderlo più fruibile, anche perché se la faccio solo io non serve a nessuno. Cioè, la mia idea è stata quella di fare un prototipo che servisse un po' da stimolo e da mettere anche alla prova, funziona o non funziona. E però ripeto, se la facevo solo io, sapendo che l'ambiente che ci accoglie, non so se avete sentito la frase, la bella frase dell'astronauta che abbiamo in cielo, in satellite, in giro per lo spazio, che ha detto che vista dalla sua astronave, dalla sua piccola navicella, la Terra sembra un'altra piccola navicella che ci sta accompagnando in questo meraviglioso viaggio nell'universo, e siccome questa è l'unica navicella che abbiamo, bisogna prendersene cura. Bene, queste parole le ho trovate meravigliose, veramente degne della persona che in questo momento è uno scienziato in orbita e ci ha fatto pensare veramente, abbiamo una sola navicella, cerchiamo di proteggere tutti i modi, questo è un modo piccolino, ma piccolino se lo faccio solo io, è eccezionale se lo fanno tutti, perché i 7 miliardi e mezzo tornano in economia, pensate alle manovre finanziarie, lacrime e sangue che vengono fatte e che invece potrebbero essere realizzate semplicemente. Pensate a 30 miliardi di lavoro. Quanti posti di lavoro e quanto ambiente, quanta. E poi ecco, c'è tutto un bilancio, tutta la visione sistemica, intanto vi parlo della visione sistemica, che è un modo diverso di progettare. Pensate a
dal punto di vista dei bilanci, a quanto in meno, con un ambiente meno inquinato, quante sanità in meno sposterebbe, cioè quanto questo porterebbe ad avere meno malattie, quindi quanto spenderemo meno in sanità con un'aria più pura. Pensate che se Torino, per esempio, il 40% dell'inquinamento di Torino è legato, forse il 60%, se non ricordo, comunque la causa principale dell'inquinamento della nostra città è legata al riscaldamento delle case. Non pensa all'industria, no, è il riscaldamento delle case. Pensate quanto influisce sulla qualità dell'aria e quindi sulla salute delle persone e quindi sul bilancio dello Stato. Ma questi sono discorsi da pazzi, e adesso scusate questa parentesi perché veramente vengo indicato. Prima però voglio, mi aggancio con una cosa perché è interessante, mi inserisco. Parlavi prima delle capsule del caffè, dei rifiuti, che poi al limite nella grande progettazione al limite vengono utilizzati in un inceneritore per produrre energia. Ecco, non esiste solo questa visione. Io sono reduce l'altro ieri da un incontro politecnico con Gunther Pauli. Gunther Pauli è il creatore della Blue Economy. La Blue Economy sostanzialmente cambia paradigma e fa ragionare in termini completamente diversi. Vi faccio l'esempio qual è il termine completamente diverso. La Lavazza ha sviluppato le capsule del caffè riciclabili con i cardi dei campi abbandonati della Sardegna. Parliamo di una cialda per il caffè fatta in plastica prima, oggi è fatta con la cialda, con i cardi, con i cardi. Vi dico un'altra cosa, noi dobbiamo trovare un'industria che si chiama Novamont, che fa la bioplastica, con il mais, questa è un'industria più importante in Europa, nessuno ne parla, se la chiamano a due passi, ma naturalmente questa non fa notizia. Ma un'altra cosa che vi aggiungo è la carta, il processo di trapiano di cellulosa, qui ti lascio di nuovo la parola, io sono mentito un po' spazio a scontare, ma è molto, è stato veramente molto stimolante questo incontro qui tecnico. E la carta, nel suo processo, da una parte usa la cellulosa, dall'altra parte usa grandissime quantità d'acqua. Ebbene, gli studi del modello sistemico della Blue Economy hanno dimostrato che si può fare la carta con le pietre e con la bioplastica. Ed è una carta che ho visto proprio l'altro ieri, che ho visto l'altra sera, l'altro pomeriggio, che addirittura la vede accartocciate e questa la estendete e ritorna dritta. E qual è il grosso vantaggio? Non consuma acqua, perché nel processo di produzione della plastica il grosso danno ecologico è legato alla quantità di acqua che serve a produrre la plastica. Questo per dire che si cambia il paradigma, si fa con quello che abbiamo. Prima parlavo dell'importanza dei nostri territori e della canapa. Avevamo un territorio ricco di canapa, nel 1910 la struttura della vettura, la carrozzeria della vettura veniva fatta con la canapa. Poi le leggi strane si hanno impedito determinate coltivazioni, ma adesso il territorio mi sorge una parola Andrea, scusate per la parentesi, però esistono a quel tempo di Torino casi di eccellenza, facoltà di design industriale di cui avete conosciuto alcuni, chi è partecipato alla relazione sulle foglie, ricordate la produzione di funghi, sono due docenti di questa facoltà, design industriale, loro prevedono lo sviluppo di un progetto, di un prodotto nuovo, dalla vita alla vita, sostanzialmente dalla culla alla culla vengono definiti. Cosa vuol dire? Una volta già eravamo molto avanzati, si progettava dalla culla, dalla nascita del prodotto, al cancello che portava il prodotto fuori dalla fabbrica. Poi siamo diventati molto più evoluti e portavamo dalla culla alla morte. Adesso dalla culla alla culla, che cosa vuol dire? Vuol dire che la materia prima che io utilizzo per fare qualsiasi prodotto ritorna materia prima e quindi mi permette di fare una cosa del genere. Tornando ai discorsi politici, pensate quando vi viene detto che l'Italia non ha materie prime, con una progettazione che abbiamo al Politecnico di Torino, design industriale, ripeto, siamo un caso eccezionale in Europa, col professor Gigi Vistagnino, possiamo non comprare una volta la materia prima e l'abbiamo per sempre. Pensate alla differenza di visione rispetto a chi parla di crescita, che ci sarà tra 6 mesi, tra un anno, tra 2 mesi, e continuano a riempire i giornali e le televisioni di questa informazione, quando invece c'è una cultura eccezionale che si sviluppa proprio da noi. Torniamo al punto di Torino, torniamo ad Andrea. A proposito della canapa, una delle cose che si ricava non da noi in Italia, l'olio di canapa, che è ricchissimo di grano, perché in Italia lo fanno, i vari tipi di grano, eccetera. Da noi è abbandonata questa cultura, ma oltre a utilizzare fibre eccetera si fa anche l'olio per le buone. Quindi alcune cose non sono da inventare, ma sono solo da riscoprire. Vi ricordo, tra parentesi, il 7 giugno, allora questo non è l'ultimo incontro, poi ci sarà il sottotitolo di Andrea, scusate, ma approfitto di questa, del discorso della canapa perché ci sarà un prossimo incontro il 14 maggio con il Bosco della Città, cura del punto macrobiotico, che è stato Marco,
è qui con noi e che vi spiega illustrare il progetto, molto bello. E poi faremo una festa tutti assieme il 7 giugno a Mondello. Ecco, questa festa si chiama Valorizziamo l'esistente. Tra le varie iniziative ci sarà il CNR di Pisa che ci mostrerà come fare a calcolare gli antiossidanti di un cibo, avremo il Buster di sostenibilità sociale alimentare dell'Università di Torino e dell'UNESCO che parteciperà con una serie di laboratori, e c'è l'auto antiche che rinviarà nel paese, ma tantissime cose, tra cui anche l'associazione Canapa che ci mostrerà parecchi prodotti da qui con la Canapa. Poi ci sarà ognuno che ha, tra l'altro, chi ha piacere di partecipare, è una festa aperta a tutti ed è una festa. Perché a noi non piace fare delle proteste, ma fare delle profeste, e quindi questa è una bella profesta rispetto a un mondo che può cambiare in mente. Adesso lasciamo la parola ai giovani, scusatemi. No, parte sul tema dell'eccellenza, per esempio, così mi veniva in mente che alcuni materiali, forse perché sono sfuggiti, forse perché alcuni gruppi di interessi li hanno intercettati per tempo. Se voi fate conto che oggi noi del rame ricicliamo il 70% e dobbiamo importarne solo più il 30%, quindi delle produzioni di rame che ci servono, il 70% arriva dal riciclo interno, cioè penso che sia un valore interessante. Se riuscisse a fare su più settori, ovviamente sarebbe interessantissimo. Comunque qui sulla casa di Alberto, io così spendo anche due parole, sono un ingegneraccio, proprio un tecnico veramente così, sugli aspetti architettonici veramente mi dico guarda Andrea, fai conti tu, però secondo me la cosa bella è che questo è un edificio tecnologico, estremamente tecnologico, che non deturpa il paesaggio, ha mantenuto le linee, i caratteri di quello che è la casa piemontese della zona del Chiarello. Tutto con veramente una semplicità, è stato così interessante perché è venuto spontaneo farlo così, non è stato, quindi quando le cose ti vengono spontanee perché c'hai talento. Ecco, vi do solo alcuni numeri. Allora, l'isolamento, adesso qui parlavamo della trasformazione del legno in materiali isolanti per l'insufflaggio, voi fate conto comunque che sia che si metta il polisterolo, che si mettano altri materiali, il potere isolante detto conducibilità termica, più o meno, tocca branca, sempre quello lì. Non per qualche cosa, ma perché i venditori di isolanti, mi metto anch'io in mezzo, siamo dei grandi truffatori, cioè il migliore isolante ce lo dà il padre eterno che è l'aria. L'aria basta che sta ferma, ha una lambda di 0,027 che lo porta a essere sicuro solo al sottovuoto. Con l'isolante noi, che noi vendiamo con materiale isolante, in realtà vendiamo con qualche cosa che tiene fermo l'isolante, quindi evita all'aria di fare molto. E quindi grosse differenze tra isolanti, per quanto riguarda il potere isolante, una volta che c'è l'aria, non ce ne possono essere. Il lambda dell'aria è un valore fisico non superabile. Da qualche tempo escono fuori sostanze e prodotti che hanno dei valori superiori addirittura a quelli del sottovuoto. A me sembra come se l'acqua, ti dicono che l'acqua va verso l'alto, quando poi credo ci credo, no? La gravità ti tira verso il basso. Le differenze quindi sono poi su quelli che sono gli effetti collaterali dall'usare un isolante, sono legati alla trasferabilità, alla tossicità, allo smaltimento, a fine vita, eccetera, eccetera, eccetera. Voi fate conto comunque che in un condominio, prendiamo un condominio qualsiasi, questo caso qui è troppo drastico, ci potrebbero essere decisamente... Quattro scale direi anche appartamenti. Quattro scale sono 5 piani per 2 appartamenti a scala, 5 per 2 per 10, per 4, 40, 40 appartamenti. 40 appartamenti, questo vuol dire che il intervento costa un intervento a
500 euro per ogni appartamento. 500 euro d'appartamento, sì. Ha permesso di risparmiare, proviamo a fare i conti, su 40 appartamenti, costo medio del riscaldamento è 1200 euro, diventano 48.000 euro, un quarto, se 24 fosse 25 sarebbe un quarto, hanno risparmiato circa 12.000 euro all'anno. In un anno e mezzo se lo sono ripagato. Ed è interessante. Prendiamo qualsiasi altro condominio, se non è il 24 sarà il 26, se non è il 26 sarà il 22, ma più o meno così. Altri dati si puoi girare sulla... aspetta, dei 4 anni se so che... No, costo... Allora, se... 20.000. Sì, 20.000, ma se ma loro pagavano... Costa 40.000. No, il costo è 20.000, il costo dell'intervento, il riscaldamento mediamente un appartamento paga sui 1.200 euro, quindi per 40 alloggi fa 48.000 euro. Se ci fosse un risparmio del 25% andrebbe a risparmiare 12.000 euro. Sì. Questo è, diciamo, la termografia. Allora, guardate, più è caldo, è come questo qui è il principio del termos. Un bicchiere di, non so, vi è capitato di prendere il caffè all'autogrill, il bicchiere scotta e il caffè si raffredda subito. In un termos, prendo il termos senza grosse difficoltà. Perché? Perché c'è una buona separazione del calore tra l'interno della superficie e l'esterno della superficie. Allora, qui abbiamo circa 4-5 gradi di differenza di temperatura. Ed è molto netto, cioè qui solo facendo le pareti, quindi senza fare altre cose, c'è stata una riduzione del 50%. Devo essere sincero, qui le tappetine erano di circa 25 cm, quindi molto, molto generosa. Grazie per l'attenzione, se ci sono domande. Circa i tappeti. Sì. Qui avete usato giustamente delle fibre e non delle cose a base poliuretano, cose del genere. Perché mi pare che attualmente contro queste seconde in Germania le stiano condannando. Non so la ragione, ma so che c'è una ragione. Fibre o non le fibre? Non le fibre, poi a base poliuretano. Allora, effettivamente la Germania, già da 4-5 paesi tedeschi, diciamo centro-nord europei, hanno, secondo me, da quello che vedo, abbastanza abbandonato l'uso del tappotto come per esempio 15 anni fa abbiamo visto. Questo perché? Perché l'utilizzo di materie comunque di derivazione plastica o di derivazione minerale portano in un caso a un'ermeticità troppo spinta di quello che è l'involucro fatto. Nell'altro caso la necessità comunque di barriere. L'involucro fatto è, si intende, l'involucro non è parte di vetri, ma la parte di vetri. Sì. Molto faccia. E quindi cosa succede? Per esempio, tutta la normativa europea, che è immensa, c'è una norma secondo me anche per come fare i soffacenti. Non c'è nessuna norma che tratta il tema della traspirabilità dell'involucro opaco, quindi dei muri. Però noi sappiamo che nella nostra cultura l'edilizia ha sempre visto involucri, quindi muri estremamente traspiranti. Cioè, in Veneto addirittura c'era il proverbio che andava oltre la traspirabilità, il cattivo marangon fa casa sana. Il cattivo fa legname fa tiradere.
ovviamente senza andare negli eccessi, però per esempio noi vediamo che andare a lavorare, andare a intervenire per esempio con una resina poliuretanica dentro l'intercapello porta a una diminuzione della traspirabilità che nell'arco di su tutto quello che è l'intercapello che ci sono in un appartamento possono equivalere a circa 0,7 litri per prendere un numero su un caso standard di vapore alto che prima dell'intervento con una resina, quindi con l'intercapedine libere, uscivano, quindi la generazione del vapore è sempre dentro, il vapore va sempre verso fuori, intanto che l'involucro è traspirante, io evacuo una certa quantità. Quando blocco questa quantità di vapore, o con delle resine poliuretaniche, o perché faccio un composto non traspirante, comunque messo anche di niente di questo genere, io mi trovo con una bottiglietta e mezza di acqua che ogni giorno mi si ferma dentro casa, dopodiché la faccio sfogare con la ventilazione, la faccio sfogare aprendo le finestre, magari però un po' mi si ferma anche su macchie di muffa e zone dove inizia a colare così. Questo utilizzando le fibre, soprattutto se vegetali, non avviene. Sì, con la scelta di casa mia, che è una vecchia cascina, quindi con le fondazioni, senza fondazioni, che è posata sulla raffigurata stufo, che poi è sabbia compressa, e quindi capite che l'unità di risalita per capillarità era veramente importante. Io dovevo fare qualche cosa che non fosse un cappotto con i materiali, con degli estrusi, perché altrimenti la casa non avrebbe respirato. Infatti anche la casa era stata, adesso io non faccio tutte le foto, ma era stata intonacata con cemento negli anni 60-70, sembrava una cosa fantastica, che il cemento bloccava l'umidità, infatti dentro era tutto devastato. Cioè, era veramente, magari avevo un'occasione di farlo vedere le foto, veramente incredibile la situazione in cui si trovava. Quindi per me era importantissimo avere un materiale che fosse respirante, che avesse questa capacità di respirare, anche perché l'umidità, se la fermi, diventa un problema, ma se viaggia, viaggia. Anzi, è fonte di vita, quindi dimentichiamocelo, se non è esattamente esatto. La cosa importante è che abbiamo parlato di questa cosa che qui, e poi c'era un ingegnere, allora tenete conto, noi si parla di ingegnere, si parla, si pensa alle auto, si pensa alla meccanica, si pensa alla tecnologia, si pensa all'elettronica, eccetera, eccetera. E il motivo per cui questi interventi abbiamo avuto spesso di ingegnere è proprio perché esiste un altro mondo che non è l'automobile, che non è la meccanica, ma che è la natura che ci può aiutare, bisogna solo conoscere, bisogna solo sapere utilizzare, ed ecco perché il piacere di avere un ingegnere che ci parla di natura. Questo è perché è veramente la nuova frontiera. Quando vi parlavo tempo fa di Michelangelo Paradiso, di Michelangelo Pistoletto, del terzo paradiso, il terzo paradiso che lui rappresenta in questi tre cerchi, sono un cerchio che riguarda il paradiso della natura, il paradiso originale, un cerchio che riguarda il paradiso tecnologico, ecco, il terzo paradiso è dato dall'unione dei due paradisi, quello è un vero paradiso in armonia, sostanzialmente passare dall'io al tu, al noi, e di nuovo un altro, che credo è il terzo paradiso, quindi l'importanza in questo caso, sottolineavamo, visto che siamo agli alberi della cuccagna, era quello di utilizzare un materiale naturale per tutta la serie di caratteristiche che rappresentano appunto il discorso di da vita a vita, di nuovo dalla culla alla culla, perché nel momento in cui la cellulosa ritorna all'ambiente e ritorna nel ciclo, sapete benissimo il ciclo di vita che raccontava prima del bosco, è tutto un continuo ritornare, un ritorno per ritornare al ciclo iniziale. Domande? Domande. Io oggi sono andato a vedere un amico che mi ha invitato una casa che stanno strutturando nella zona di Albugnano, ha fatto parecchie pareti con la paglia e l'argilla. E interne anche, e anche con cappotto esterno fatte con tecnologie. La cosa che mi ha proprio colpito è che sono tutti giovani, già preparati, che stanno facendo delle cose bellissime di questo tipo. Si faceva una volta. Che si faceva una volta. Allora, la terra era lì perché il terreno era argilloso, no? Quindi la terra era lì proprio, preso dalle carriole, portata lì con la che girava il per
con due tipo la macina di, e quindi schiacciavo, facevano una punte e poi la paglia lì, ma con un'altra tecnologia, nel senso che poi i muri sono forti, traspiranti, fatti di un certo valore. Quindi questo è una cosa anche immediata, no? Di cambiamento, di quando tu inizi a ristrutturare, se vuoi ristrutturare puoi averlo adesso. Sì, ma è già un sollievo che si è iniziato il cambiamento. E il problema è che il cambiamento dovrebbe poi anche così essere rapido, perché ahimè fuori, soprattutto quello che è la generazione di abbandono, partire così dalla mia, per andare fino a quella della mia mamma, della mia nonna, così, e che il cemento armato è per sempre e non c'è falsità più grande. E le altre tecnologie, quelle che sono storiche, sì, sono belle, intanto che riguardano la cucina, intanto che riguardano diciamo cose di questo genere, però siamo in fondo un popolo esterofilo e allora gli altri fanno sempre meglio di noi. E questo dobbiamo darci, secondo me, un piccolo tono di arroganza e rivalutarci. Ho una domanda. Tempo dietro veniva usato prete l'ana di roccia, sì, che però poi cade negli intercapelli e muove la fava da parte basse, muffa. Che si può fare? Che si deve fare? Allora, lì diventa un 30-40 nella parte bassa l'isolamento, quindi è ottimo. La cosa che si può fare è valutare con lo stato ed eventualmente iniziare da lì in su a riempire con dell'altro isolante. Che ci sia della muffa è strano comunque. All'interno, no? All'interno. Sì, all'interno. Ovviamente è un materiale che si deteriora, un materiale che magari ha preso acqua, cose di questo genere. Però diciamo che anche i materiali del soufflare di solito hanno una buona carica di fungicide, magari quello basta per evitare, per sedare le... Questo per vedere l'umidità all'interno della casa, queste foto si riuscite a vedere dentro casa e quindi la che c'è. Questa era la situazione interna. La preparazione del cappotto. Come vedete, i primi 50-60 cm non sono in fibra di legno, ma sono in tessuto, dunque per evitare la capillarità sono in plastica. È un estruso, è una plastica. 20 cm sono due pochini di estratti di plastica che servono a fare la zoccolatura della casa, di nuovo un po' come il discorso della dalla di roccia che parlavamo prima, a contatto con l'umidità del terreno abbiamo messo. Però poi da lì in su intanto per verità siamo saliti con la fibra di legno e poi farvi vedere. E questa è l'intercapelle che viene creata tra la fibra di legno che vedete qui e la muratura di esterno. Questo è stato insufflato. In questo caso non avevo l'intercapelle nella mia cascina, quindi non c'era l'intercapelle. Fate conto che le case dagli anni 50 in poi hanno tutto l'intercapelle, quindi è veramente facile. In mezza giornata si fa un intervento. A casa mia, in condominio, in mezza giornata è stato fatto l'intervento, in mezza giornata abbiamo messo facile tutto l'alloggio. Sempre tutta la zona esposta a nord, che la mia mamma si lamentava sempre che avevamo freddo, aveva freddo, non si era mai tranquilla, non ha chiesto, adesso cambiamo anche i serramenti, così è piaciuta la cosa. Facciamo anziché una casa passiva nel condominio un alloggio passivo per gli altri, naturalmente è possibile convincere in questo momento. Il soufflaggio l'avete fatto con la cellulosa? Sì, con la cellulosa. E tra l'altro ho fatto in questo caso dall'interno dei fori, quindi l'intervento non è neanche. Guarda, i fori sono praticamente qua, non di condominio di mia mamma, ma
casa mia. Questa è la macchina di cui un tubo che è una aspirapolvere al contrario, per cui spingere dentro i tubi sono su una foto che vedete. Questo dà la dimensione del buco rispetto a un metro. Ce n'è uno di 2 metri più o meno, giusto Andrea? Di 2 metri più o meno? Sì, diciamo per ogni piano se ne fa solito una coppia in verticale per ogni piano. Distanziati circa ma sono fuori, scusa, sono fuori che si fanno dalla parte esterna o dalla parte interna? E questo secondo cosa preferisce. Ah, quindi comunque differenza. Per esempio qua è ovviamente dall'esterno, perché all'esterno sarebbe il cappotto, era facile da fare, perciò a 50 cm non fa un carottaggio, non aveva senso. Da mia mamma, che era un condominio al secondo piano, siamo intervenuti da dentro, anche perché altrimenti c'era il paramano, c'era un'altra difficoltà in più. Era una cosa che siccome l'ho fatto solo noi, era una cosa fatta autonomamente, all'interno di casa, non potevano avere nulla, perché se quando si passava dal condominio, anche se volevo farlo io, si vedeva che sono le difficoltà sempre, anche l'ultimo condominio, le persone sono stupende, ma la visione è un'altra, quindi per loro il massimo è quello, per alcuni il massimo è quello che si tedesco, la mente, è una cosa veramente di uno spreco di energie incredibile. Questa è una cosa. Quanto spazio si perde? Niente. All'interno c'è l'intercapito esistente, nel caso mio è una cascina dove non c'è l'intercapito, ma è un condominio, e quindi c'era il suo intercapito, una quindicina di centimetri, e sono fatti questi fuori all'interno, questa dimensione, e si è insufflato, da sotto si spingeva il macchinario, questi tubi molto lunghi che andavano da piano terra, dal cortile, a in casa, dal balcone. Sei riuscito a calcolare quanti gradi ha recuperato? Sono no, per... questo no, no. Perché... però la differenza tra mia mamma e l'alloggio sotto identico, e si potrebbe far vedere in una giornata con parità di termosifoni aperti, di finestra aperta, sì, diciamo, è sempre, diciamo che forse c'è anche la volete, quindi non hanno ancora voluto mettere le valvole. Una volta con le valvole si potrebbe valutare. Noi siamo guadagnato sia l'estate che l'inverno circa un quadrato. Caspita, sì, è veramente incredibile. Sì, che comunque c'è anche una cattiva abitudine di stare a 25 gradi, c'è gente che sta a 25 gradi che io trovo che d'inverno non è proprio, anche perché l'escursione è testa. Noi abbiamo utilizzato subito, un po' più costoso, ma il risultato c'è. Infatti lei entra d'estate, chiedono se abbiamo l'aria condizionata. I bambini che aprono di sono i parenti, a cosa servono? Ben poco. No, isolano, però capite che stiamo bloccando da una parte l'isolamento, certo, effettivamente l'aria di quei pannelli è l'aria, cioè questo coefficiente di permeabilità all'aria della trasmissione del calore è importante e è un ottimo risultato. Il problema è cosa capite dentro, cioè quando io metto un T-Way che vado a correre, il corpo non respira. Stessa cosa una casa, prima dobbiamo immaginarla come quando ci vestiamo, cerchiamo di vestirci con film naturali che respirino, non ci mettiamo roba di plastica che ci fa sudare, che ci fa... La stessa cosa, la casa è come fosse un altro indumento che ci mettiamo addosso, allora, se questo respira, l'ambiente in casa è decisamente più vantaggioso. Però cosa succede? Se io faccio un isolamento, in casa non è possibile fare altre situazioni, però se io faccio un isolamento con un materiale plastico, a quel punto dovrò, come dicevi prima Andrea, andare a equilibrare con un ricambio dell'aria molto importante. Allora a questo punto succede che io se cambio l'aria devo usare un recuperatore di calore, perché se io cambio l'aria a quel punto sì è vero che risparmio perché ho l'isolamento del cappotto, però se quell'aria devo cambiarla devo usare l'aria che mi arriva, che con cui faccio il ricircolo è aria fredda. Allora cosa faccio? Siccome devo riscaldarmi ancora di più uso un recuperatore di calore, ma un recuperatore di calore mi consuma energia elettrica. E quindi dove finisce l'equilibrio per l'ambiente? Cioè quanto diventa anche vantaggiosa per la mia bolletta? Si abbassa la bolletta del gas, ma lì si alza la bolletta elettrica. Allora questi sono ragionamenti della visione sistemica. Io sto guardando il problema non guardando una sola cosa, ma guardando la complessità. Allora a quel punto cerchi delle soluzioni che effettivamente nella mia casa non ci sono dei scambiatori di calore, ma sono dei piccoli, come fossero dei piccoli vortici, che cambiano l'aria, sono di ceramica perforata. Cosa succede? La ceramica è un materiale che è stato sviluppato per gli studi per la NASA, è un materiale che cede molto rapidamente il calore e quindi l'aria calda che sta uscendo da casa mia va a scaldare l'aria fredda che sta entrando e hanno una resa del 95% con una ventolina del computer.
quindi con una bassissima energia io ottengo comunque quel minimo di ricambio che io ho bisogno avendo una casa fatta con un fattore, normalmente tutto è tornato a calce, altrimenti non respira. La calce ad esempio è quello che mi è divertito quando devo fare i muri in casa e che li lasciavo fare molto sporchi, lasciare una macchina e poi molto grezzi, perché il principio è quello dei vini intestinali. Se io aumento la superficie di esposizione, perché facendo il tonaco molto grezzo, io aumento la superficie con cui scambia. E quindi in questo modo anche il ricambio dell'umidità aumenta, aumenta la superficie, quindi aumenta anche la velocità di ricambio degli scambi con l'umidità. Quindi il muratore mi fa: Alberto, tu, tre ore che cercavo di convincere a farmi il tonaco in quel modo, mi fa: Alberto, io te lo faccio così, ma tu non dire a nessuno che ho fatto io questo tonaco. È la cosa di una persona a casa. Per il tema del tonaco importante, poi anche per esempio aneddotica, ricordo che il tonaco a calcio è una cosa storica che leggeva i manuali, Montefeltri e via dicendo, così, e ricordo che hai tribolato un poco comunque a trovare chi lo posasse, posatela tu, questa roba era troppo dura. Sì, diciamo, Alberto, usiamo mai di cemento, ma dai, ma si fa prima, poi vedi queste molde, si fa più tempo. L'altra variabile fondamentale è il tempo. Noi per l'altra volta abbiamo parlato di panificazione. Perché si usano queste farine con aggiunta di glutine? Perché queste migliorano la panificazione, nel senso che riducono il tempo. Perché non si usano più i lievi naturali? Perché abbiamo bisogno di accorciare i tempi, accorciando i tempi roviniamo la nostra salute. Allora, cosa è meglio? Allungare i tempi e vivere con più energia e più di salute, o accorciare i tempi perché in questo processo di crescita, di continua crescita, c'è sempre a farne più. La stessa cosa con la casa, utilizzare la calce è un processo che richiede più tempo per asciugare, ma una volta che la calce è asciutta è molto più dura del cemento. E quindi questo era un intonaco strutturale, qui era una calce perché dava anche una consistenza strutturale, perché essendo una vecchia casa non bisogna di poi una certa consistenza. E quindi era una calce che si impiegava un po' di più, ma una volta che adesso è assolutamente molto resistente, eppure per loro abituati ad utilizzare il cemento. Pensate che io riscaldo questa casa, la parte attiva, diciamo così, con un riscaldamento a battiscopa, che serve talmente poca energia che fa sufficiente una farina alto così a scaldare la casa. E si chiama battiscopa questo riscaldamento a battiscopa. Per poterlo posare nei muri storti, in alcuni punti hanno dovuto rettificare il muro, perché altrimenti questa era cioè un battiscopa che quindi essendo dritto aveva bisogno di un minimo, aveva un muro un pochino più dritto di come aveva lasciato fare. Allora in alcuni punti hanno rettificato un po' il tono. E in un momento in cui non li ho visti lavorare per fare prima, hanno rettificato col cemento. Ed è l'unico punto in cui ho avuto umidità. Perché me ne sono accorto, perché a quel punto ho visto l'umidità strana, un po' di muffa, possibile, non è possibile. Ho tolto il battiscopa, che per fortuna non è quello di una persona molto veloce, molto rapida, perché questa è molto pratica, la trasmissione che arriva dall'Austria. E qui assolutamente per trovare qualcuno che avesse voglia di mettersi in discussione e montare l'impianto a battiscopa ho dovuto cercare 15 idraulici, prima di trovarne uno che umilmente ha detto ma se proviamo a farlo, comunque a parte questa parentesi. E vado a togliere questo battiscopa, tolgo l'intonaco per capire e vedo che dietro questa parte di alta così era il cemento. Quindi quella parte lì aveva l'umidità proprio perché non respirando si era sfogata da qualche parte, quindi mi aveva fatto tutta una parte di umidità e la casa non avevo tranne quel pezzettino lì. Questo per dire proprio come hai avuto la conferma che la teoria non era solo teoria ma era veramente importante utilizzare la calce. Intanto ringraziare Andrea, altre domande? Una cosa che vi ricordo, sapete che tra i relatori di questi del nostro ciclo degli anni della cucagna era previsto Luca Caccalli. Qualcuno di voi ha capito perché non è con noi, che sabato sera gestisce la trasmissione, ha una sua trasmissione che si chiama Scala Caccalli e voglio capire se mandi così di una cosa che mi sono fatto. Di Luca Mercalli sabato sera mi sembra alle 21:30, la prima puntata è stata sabato scorso, si può vedere i film,
e ne parlo proprio perché è una persona molto sensibile, che ha una bella visione dell'ambiente, ai medici, anche delle cose, col suo tono pacioso, dice anche delle cose piuttosto, come dire, che possono preoccuparci rispetto al cambiamento climatico, e lui ha identificato, adesso questo ve lo racconto delle cose che ne ha parlato la scorsa puntata, ha identificato, siccome si chiama Mercalli, Luca Mercalli, la scala Mercalli l'ha trasformata in una scala, lui dice, esiste la scala Mercalli per quanto riguarda i terremoti, e visto che stiamo inducendo un terremoto nella nostra terra che ci ospita, questa navicella di cui parlavo prima, ha identificato i 12 punti della scala Mercalli in un modo diverso, partendo dal più basso al più alto, più importante. Lui dice che la scala Mercalli, la nuova scala Mercalli per l'ambiente, è data da queste emergenze. L'emergenza numero uno, la prima, la meno importante tra queste, diciamo così, è le scorie radioattive. Quella dopo, spreco energetico, sovrappopolazione, inquinamento di acqua, aria, suolo, uso di acqua dolce, buco dell'ozono, fusione dei ghiacci, acidificazione degli oceani, uso del suolo e deforestazione, cambiamento climatico, abuso azoto e fosforo, perdita di biodiversità. Allora, vedete che era coerente la presenza di Luca Mercalli nel nostro ciclo, proprio perché se riconoscete i nuovi argomenti che abbiamo trattato nel nostro ciclo fino adesso, li praticamente li incontrate tutti. Parliamo di perdita di biodiversità, quante volte dico dell'importanza della biodiversità, abuso azoto e fosforo, perché fare un'agricoltura senza la chimica e senza l'utilizzo di questo, il cambiamento climatico, ne parliamo spesso, uso del suolo, perché continuare a costruire case quando ne abbiamo 500.000 vuote nuove e 2 milioni non vuote, e deforestazione, tutti i discorsi che abbiamo introdotto nel passato. Acidificazione di oceano ne abbiamo parlato, ma anche qui è collegato ai nostri discorsi, rispetto alla fusione dei ghiacci, l'ozono, acqua dolce, ne abbiamo parlato prima, prima vi parlavo dell'importanza di produrre la carta senza utilizzare la carta, non vuol dire non fare la carta con la cellulosa, assolutamente, però vuol dire già pensare anche in un altro modo, eccetera, eccetera, insomma, aspetto energetico, ancora oggi ne abbiamo parlato. Quindi vi consiglio il sabato prossimo, se non sapete cosa fare, oppure in streaming successivamente, di seguire Luca Mercalli con questa trasmissione molto bella. Sì, bravo, vieni. Un appello. Allora, io faccio parte di un'associazione che c'è a Monco Cotolinese, che si chiama Centro di Armonia. 2 anni fa abbiamo costruito un orto sinergico, che per noi l'agricoltura sinergica è l'arte di coltivare anche. Adesso per motivi di cambiamento sto cercando 2 persone che abbiano voglia di fare l'esperimento e l'esperienza pratica, primavera, estate, fine estate, con una persona che darà l'insegnamento di come gestire un orto sinergico. Lo scambio è imparare a gestire un orto, farlo produrre con una persona che insegna, e se c'è l'opportunità che la persona vuole rimanere lì da noi, all'associazione, al centro, può rimanere nello scambio di vitto e alloggio. Quindi se conoscete 2 persone, 2 giovani che vogliono fare questa esperienza, qui c'è un foglio, c'è l'indicazione, c'è l'indirizzo, chiamate. Che cos'è un orto sinergico è tutto da spiegare. Comunque andate a cercarlo un po' su internet, così vedete orto sinergico e vedete un po' la produzione di un orto di questo tipo. Grazie. Aggiungo che io quell'orto ho cominciato a lavorarci per imparare come fare, non ho imparato solo per donne, non perché non è una buona opportunità, ma perché ho ancora tante difficoltà nell'entrare in contatto con la natura, nel vedere la natura, è veramente una cosa che ti fa capire quanto una professione così complessa, come quella del cittadino, sia stata così tanto poco considerata in questi ultimi 50 anni. Veramente questo, ti rendi conto di quanto sei limitato di fronte a una pianta rispetto davanti a un libro. Sei abituato da anni a leggere i libri, a studiare dei libri, e quando sei davanti a una pianta che è un libro aperto e non riesci a interpretare, non riesci a capire, non riesci a seguire, non riesci a... ti perdi, questa è la mia esperienza personale, però mi rendo conto di quanto sono limitato, di quanto è importante quella professione che è così poco valorizzata fino ad oggi, ma che perché poco per volta stia cambiando decisamente anche qui i paradigmi. Bene, ancora grazie. Allora vi ricordo i prossimi appuntamenti, adesso non ho più le date, non me le ricordo a memoria perché sono un asino,
e sono quelle del ciclo della rassegna, sapete che abbiamo fatto quella rassegna di presentazione di libri che si chiama Il costo del sentimento, perché oltre che a mostrare come scaldare le case, cerchiamo di scaldare anche i cuori. Nel momento in cui le notizie che arrivano sono sempre di paura, cerchiamo invece di parlare di amore, parlare di, non sdolcinato, ma di esperienze, e parleremo anche di alchimia. Visto che parliamo anche un po' di cose strane, prossimamente parleremo anche di alchimia con un alchimista e con uno studioso che traduce libri antichi di alchimia, che è proprio un medico. E questo con l'inchiostro del sentimento. Quindi le date del questo sentimento le rimanderò via mail. Invece gli alberi della cuccagna proseguono il 14 maggio, come vi dicevo prima, con un posto per la città, e il 7 di giugno, e vi chiedo di partecipare di fronte a questa cosa, con questa grande festa. Grazie ancora. Grazie.